Torniamo dopo quasi un annetto a parlare di Attack on Titan. Oh, finalmente non vedo l'ora di vedere questa quarta stagione finale. Però ho sentito un po' di notizie negative e questo non va bene. A partire dal doppiaggio, porca miseria, ragazzi. La serie di Attack on Titan è stata doppiata fino ad ora. L'anno scorso addirittura avevamo il doppiaggio in simuldub con il Giappone. Adesso non avremo né quello. E non avremo a quanto pare nemmeno un finale vero e proprio all'interno della serie. Il doppiaggio non l'avremo perché la serie è finita in mano a Crunchyroll, una piattaforma che di solito non doppia un cavolo. Sì, la serie comunque la guarderò in giapponese, però il doppiaggio italiano è bellissimo. Ho iniziato a vedere Attack on Titan così, poi l'ho visto anche sottotitolato, ma sinceramente ci andiamo un po' a perdere perché il doppiaggio italiano finora è stato ottimo. E soprattutto abbiamo doppiato quasi tutta la serie, perché non dobbiamo doppiare gli ultimi episodi? Cioè, è pura follia. Inoltre, pare che secondo alcuni rumor, la serie non avrà neanche un cazzo di finale, ma si fermerà tipo al capitolo 131. Ma se la serie si chiama The Final Season, non vedo perché non debba concludersi. E perché? Perché è successo tutto questo? È successo perché, ovviamente, visto che negli ultimi anni i film come Demon Slayer hanno incassato un botto, adesso si punta a fare soldi tramite film. Ma è una pessima idea nel caso di Attack on Titan perché finora abbiamo avuto sempre e soltanto stagioni. La stagione 4 si chiama The Final Season, cioè io mi aspetto che finisce con gli episodi e che non ci siano film di mezzo. Cioè io non voglio finire la quarta stagione e rimanere appeso e aspettare che esca per un cazzo di film. Poi con un film ci sono sicuramente dei vantaggi, magari avremo dei disegni fantastici. E ok, questa è una cosa positiva, ma non basta, cioè nel senso non mi interessa, anche perché finora Attack on Titan non è che abbia mai avuto disegni di merda, soprattutto quando lo disegnava Wit Studio. Cioè fate dei film autoconclusivi, non fate film che sono collegati alla serie, ma la serie, il film è il film. Non lo voglio il film dopo la serie, non lo voglio, voglio che la serie finisca, poi se ci dovrà essere un film o riguarda qualcos'altro. Qualcosa che inizia e finisce, oppure lasciate perdere, ma non lo voglio, il film fa schifo, ma poi non puoi chiamare The Final Season una stagione che poi non finisce, è una stronzata, quindi spero che questi rumor restino rumor e che Attack on Titan abbia il suo degno finale. Poi spero inoltre che il doppiaggio avvenga, perché cioè non è possibile non avere il doppiaggio con le ultime puntate che restano, e si parla poi di 12 puntate che sono poche, appunto per concludere la quarta stagione e la storia. Quindi veramente non fate cagate, giapponesi, non fate cagate. Non fate cagate potrebbe essere anche un nome giapponese, tra l'altro. Ci sta. Tra l'altro è stata avviata una petizione anche per avere il doppiaggio in Italia. Fermatela, ragazzi, anche se non credo che servirà un cazzo. Però comunque proviamoci lo stesso, è l'unico modo che abbiamo per farci sentire. Detto questo, iscrivetevi al canale, seguite su Twitch e tutti gli altri social che trovate in descrizione per restare aggiornati su queste altre news, perché adesso di Attack on Titan ne parleremo sempre di più con l'avvicinarsi della quarta stagione. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao a tutti e alla prossima.